Buongiorno, in questo video vedremo l'esperimento di carica e scarica di un condensatore. Condensatore che, ricordiamo, non è altro che un accumulatore di cariche. Lo scopo dell'esperienza sarà osservare come varia nel tempo la tensione ai capi di un condensatore durante la fase di carica, cioè mentre stiamo accumulando le cariche sulle armature, e poi come varia nel tempo la tensione ai capi di un condensatore durante le fasi di scarica. L'apparato sperimentale è costituito essenzialmente da tre elementi: un generatore di tensione, un condensatore da 2200 microfarad in questo caso e un resistore da 10 kΩ. Vediamo come sono collegati. L'apparato sperimentale è costituito da un generatore di tensione, che è stato regolato in modo tale da fornire una tensione di 20 volt. Poi abbiamo un resistore da 10 kΩ e un condensatore da 2200 microfarad. Con un voltmetro misuriamo la tensione ai capi del condensatore. E utilizzeremo poi un cronometro per misurare il tempo e quindi collegare le misure di tensione all'istante in cui si verificano. Ecco lo schema circuitale nel quale vediamo per l'appunto il generatore di tensione collegato in serie col condensatore e il resistore e un interruttore per far partire l'afflusso di corrente. Colleghiamo quindi il voltmetro a cavallo del condensatore in modo tale da misurare la tensione ai suoi capi. Le misure che raccoglieremo sono il tempo. E in ciascun istante di tempo a nostra scelta, io lì qua ho messo alcuni valori a titolo esemplificativo, dovrete andare ad osservare nelle immagini il valore della tensione. Infine dovrete tracciare un grafico cartesiano e determinare quindi la funzione delta V in funzione di t, quindi la funzione che esprime la tensione ai capi del condensatore in funzione del tempo. Siete pronti? Partiamo con le misure. Pronti, partenza, via.
Passiamo Per la ora fase al di processo di scarica, scarica. collegheremo invece che un generatore, chiuderemo il circuito con un interruttore a coltello, in modo tale che sia il condensatore a fornire la carica che scorre nel circuito. Ecco lo schema circuitale nel quale vedete che non c'è più il generatore, ma abbiamo semplicemente il condensatore, il resistore e, come sempre, il voltmetro ai capi del condensatore per misurare la tensione. I dati da raccogliere saranno ancora il tempo e la tensione. Questa volta vedete che ho indicato, sempre, ripeto, a titolo esemplificativo, i valori della tensione che scendono perché durante la fase di scarica le cariche si allontanano dall'armatura e quindi ci aspettiamo che la tensione scenda. Anche qua dovrete tracciare un grafico cartesiano e determinare la funzione delta V in funzione di T. Pronti? Via! Partenza, via. Per aumentare le cifre significative possiamo aumentare la sensibilità del voltmetro. In questo momento stiamo quindi misurando fino al millesimo di volt.